gioco. Il nostro Giorgio Brancia è andato a Nervesa della Battaglia, quindi siamo a nord, siamo in provincia di Treviso, a trovare un uomo meraviglioso che è riuscito a inventare e a creare con le proprie mani un parco giochi che uno prende la macchina, va a Nervesa della Battaglia e va a giocare da questo signore. Guardate un po'. C'è uno scivoletto lì piccolo che è alto un metro, che quello l'ho fatto per primo. Va bene, quello l'ho fatto, oh, che bello. Quando l'ho finito dico, guarda cosa ho fatto. Mi sembrava, te sei l'amorosa. Quando sei innamorato che vedi la tua amorosa lì, che la guardi. E lo guardavo uguale perché dico, guarda cosa sono riuscito a fare. Pensa un po'. Qui ci troviamo in provincia di Treviso, osteria ai Pioppi, con il parco giochi, tutto manuale e meccanico e per giunta gratuito per tutti. Ma attualmente sono circa una quarantina di giochi, di varie forme, di varie grandezze, di varie... insomma, vedo che un ragazzo se viene qua una mezza giornata non ce la fa, passarli tutti, comunque si divertono da matti. L'idea per questi giochi non è che io abbia un programma scritto, mi viene in mente magari un movimento che magari mi sogno o vedo in natura che magari non so, e magari dico potrei anche fare un gioco con questa caratteristica. Ecco come mi sorgono le idee di questi giochi. Le elaboro in testa tutto quanto, poi dopo alla fine quando le ho ben maturate e ben completate comincio a tagliare ferro, comincio a saldare e costruisco il gioco. Posto che è nato circa 50 anni fa, vorrei dire quasi per caso, alla moglie dico perché non mettiamo su magari una frasca. Qui in Veneto l'osteria di campagna si chiama Frasca. Dopo 3 anni ho visto che gli affari cominciavano ad andare bene e allora dopo un po' dico ma potrei anche adesso mettere un'altalena in mezzo a queste piante, questi pioppi, per i ragazzi che vengono, per le famigliole che vengono, con i bambini. Ho messo 4 pali per appendere catene per fare l'altalena, però avevo bisogno dei ganci. Allora ho trovato un fabbro qui in paese e ho chiesto se mi poteva fare 4 ganci perché avevo bisogno di quello. Lui mi ha risposto, ma dice io per queste cose qui non ho mica tempo, sai. Se tu sai fare, lì trovi la macchina, la saldatrice, ti arrangi e li fai da te. E io ho detto, va bene. E con questo ho cominciato a farli, sono stato lì 2 ore che mi sono brustolito anche le orecchie perché figurati le fiamme, e con questo dei conti sono riuscito a fare 2 ganci. Con la passione che mi sono trovato e che mi ho ancora dentro un fuoco che mi brucia per fare, peccato solo che gli anni passano velocemente e io non so quanto tempo avrò ancora, ma sai quante idee avrei ancora in testa da poter sviluppare come giochi? Chiaro, il gioco per me è un gioco, anche per me è un gioco, farli, crearli, pensa un po', è un gioco. Grazie al nostro Giorgio.